Sono neonato, un bambino di 50 giorni, non respira più. Numero 5. Non respira, c'ha tipo una bavetta alla bocca e non riesce a respirare. Marco, si è strozzato magari con qualcosa, ha bevuto il latte, stava bevendo il latte? Sì. Ha rischiato di soffocare mentre prendeva il latte. A salvare il piccolo di appena 50 giorni, il giovane papà guidato dal 118. È successo ieri sera nel cuore del centro storico aretino. L'allarme è scattato poco prima delle 22, quando il piccolo raffreddato ha avuto un rigurgito di latte che gli ha bloccato le vie respiratorie. Avendo già un problema di vie aeree intasate dal raffreddore, non è riuscito ad espettorare. Questo ha complicato la cosa, mandando il cibo quindi nelle vie aeree. I sanitari hanno guidato il giovane papà al telefono, che ha iniziato da solo le manovre di primo intervento nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ascolti, se lo appoggi con la pancia del bimbo sul suo braccio, d'accordo? Sì. E inizia a dargli delle pacche, non sulla schiena, ma tra la spalla e la schiena. Gliene dia 5. D'accordo, non lo dondolate, dategli soltanto queste pacchettine sulla schiena finché non arrivano i sanitari, d'accordo? Continuate a valutare che il bambino pianga, va bene? Che rimanga cosciente. E i minuti sono pochi, bisogna agire prontamente, perché da un arresto respiratorio si va in arresto cardiaco. Quindi è fondamentale le prime manovre e iniziarle il più presto possibile e seguire soprattutto le nostre istruzioni. Il piccolo così in breve è tornato a respirare. All'arrivo dei sanitari sul posto con un'ambulanza e un'automedica, il peggio fortunatamente era già passato. Abbiamo proseguito con le manovre, lo abbiamo aspirato, dopodiché il bambino è stato trasportato in codice giallo in pronto soccorso. So che questa mattina è stato dimesso, il bambino sta bene. I cittadini di Arezzo hanno cominciato a imparare a stare al telefono con l'infermiere che li possono solamente aiutare. Tu hai un bisogno? Resta tranquillo, parla a un professionista che ti può solamente aiutare. L'agitarsi, l'urlare non porta a niente. Lo stare tranquillo e ascoltare le cose che si deve fare fanno la differenza, si salvano le vite.